del gestore. Ecco, poi mi farò spiegare dai nostri illustri ospiti come si costruiscono le performance quest'anno, soprattutto con questi alti e bassi. Ma dal punto di vista dell'economia reale, quali sono le opportunità da cogliere in questo momento di eurocrisi? L'azienda Italia può trarre vantaggio dal momento? Ne parliamo subito con un illustre ospite, Santo Versace, presidente di Alta Gamma. È con noi in collegamento. Benvenuto e grazie. Grazie, buonasera a tutti. Presidente Versace, allora qual è la vostra idea sull'euro? Beh, la nostra idea sull'euro è che chiaramente l'euro era, per quanto ci riguarda, per le nostre aziende, era troppo forte sul mercato. Quindi un euro che a 1,25, 1,30 per noi è molto più conveniente, molto aiuta le nostre aziende. Ma il motivo di questa debolezza non ci piace, perché è frutto di una crisi. Una crisi che ha un po' devastato tutto il sistema. Sentivo prima parlare sul discorso di come comunicare tutti insieme le stesse cose. Certamente una comunicazione abbastanza più equilibrata, più saggia, non dico più ottimista, ma più forte, sarebbe utile. Ma innanzitutto sarebbe utile dire che tagliare la spesa pubblica improduttiva si può fare, si deve fare, perché ma il signor Obama ha vinto la campagna con il weekend. Io dico noi cambiamo il motto e diciamo we must, noi dobbiamo. Ma dobbiamo anche perché, a prescindere dalla crisi, tutti i paesi europei, l'Italia in particolare, ma anche gli altri paesi europei, hanno uno spreco e uno sperpero esagerato. Quando mi dicono come andrà il Made in Italy, come si fa a conquistare i mercati, dico che le nostre aziende, i nostri imprenditori sono degli eroi, perché con un sistema paese che ha un'oppressione politica, oltre 200.000 persone vivono di politica a livelli superiori a quelli che dichiarano, la maggioranza, oltre poi c'è un'oppressione burocratica, una burocrazia devastante. Io arrivai a dire 4-5 anni fa, e lo scrisse anche sul Corriere a 8 colonne, che la burocrazia fa più danni alla criminalità organizzata in Italia. L'altro giorno un mio amico, un grandissimo imprenditore di Udine, mi disse abbiamo festeggiato dopo 6 anni di battaglia l'apertura di un oleificio, 6 anni per poter aprire un'impresa e poi poter creare posti di lavoro, negli altri paesi 3 mesi. Poi c'è una pressione fiscale, perché chi realmente paga le tasse, io sono uno fra i tanti che le paga, al 101%, supera il 70% nella realtà dei fatti, perché li paga prima come azienda, li paga dopo nei dividendi, li paga dopo. E poi c'è anche un'oppressione criminale che in certi casi confina con la politica e con la burocrazia. Quindi questa eurocrisi, dottor Versace, può essere presa come occasione per rivedere anche un po' le riforme, le istituzioni. Lei è ottimista o pessimista a questo punto? Ma io sono ottimista per quanto penso agli imprenditori italiani, perché chiaramente noi come imprenditori sappiamo che il nostro settore ha fatto sempre della creatività, della qualità, dell'innovazione costante, un discorso di rinnovamento continuo. Il nostro settore è la dimostrazione che il rinascimento italiano non si è mai esaurito, si rinnova costantemente. Le nostre aziende sono aziende, specie nella moda in particolare, che hanno l'anno di 6 mesi, una velocità straordinaria. Sono aziende dove la meritocrazia è applicata al 1000%, perché devi scegliere sempre i migliori, altrimenti l'azienda marcia all'indietro. Va bene. Poi siamo aziende che hanno saputo sempre conquistare nuovi mercati e sanno continuamente intuire nuovi bisogni. La ringrazio per questa analisi, che ci aiuta anche ad inquadrare un po' quello che è il sentimento intorno al sistema Italia e all'economia. Ci sono molte cose da fare, naturalmente. Volevo rubarle un altro minuto, non più due al massimo, per dire che quando si tratta di tagliare la spesa pubblica in Italia, vorrei ricordare a tutti voi, a tutti noi, che in Italia pare che abbiamo 630.000 macchine blu, 10 volte quelle dell'America e 10 volte quelle della Germania, e ci costano 18 miliardi e mezzo di euro, per non parlare di tante altre cose similari. Per cui da noi, se siamo seri, ha voglia di tagliare la spesa pubblica, ma non di 25 miliardi di euro, ma di 50 per 2 anni di fila. Buona serata a tutti. La ringrazio, grazie Santo Versace, presidente di Alta Gamma, grazie e alla prossima occasione. E allora...